Ciao amici, so che può sembrare strano che io sia andata da un parrucchiere, ma è così. Dopo 4 o 5, non mi ricordo nemmeno quanti anni, sì, sono andata in un salone e mi hanno letteralmente ristrutturato la testa. Intanto il salone si chiama Airlab Style Factory, vi lascio il link nella descrizione della loro pagina Instagram. Intanto, la prima cosa che mi hanno fatto è stata una consulenza che è gratuita, fra l'altro, sul sostanzialmente mio cuoio capelluto, quindi abbiamo visto proprio grazie ad una specie di microscopio, cosa c'era sul mio cuoio capelluto e mi hanno detto che non era così Un male. po' di sfumata, pensavo peggio. Che schifo! Questo serve soprattutto a trovare i prodotti buoni e più efficaci, per ognuno di noi, quindi è una cosa veramente veramente utile. Dopodiché, con l'aiuto di Arianna, abbiamo scelto il colore. Io sapete che faccio la tinta rossa da un sacco di anni e quindi loro hanno scelto come un ramato molto particolare. Anche perché, come ho detto nel mio precedente video, non ho assolutamente fatto la tinta da tipo inizio giugno. E quindi sì, la prima cosa che è stata fatta sui miei capelli è stata, oltre una bella pettinata perché erano pieni di nodi, passare diciamo il colore sulle radici che ovviamente erano belle grosse, nel senso che non facevo la tinta da un po', come ho detto, quindi ovviamente c'era un po' di ricrescita, quindi sulle radici abbiamo passato questo colore. Dopodiché, dato che le mie punte comunque erano un pochino rovinate, io ho i capelli molto molto secchi, mi ha passato, dopo aver dato un po' di umidità al mio capello, un ristrutturante. Cosa serve questo? È un ristrutturante che va sulle lunghezze, te lo miscelo nel colore, capito? Ah, ok. Diciamo, ha dato una spinta in più alla tinta. Dopodiché siamo passate allo shampoo e credetemi, mi stavo per addormentare perché era troppo bello. Le tue mani vengono proprio belle.
io comunque verrei solo per questa cosa. Questo lo facciamo sempre. Se diciamo che è un classico shampoo. No, perché sia super profumato e sia mi sto più addormentare. Quindi abbiamo fatto il secondo shampoo e dopodiché mi ha messo una maschera disciplinante che ha reso i miei capelli iper profumati. Dopodiché risciacquo e poi un altro meraviglioso, stupendo e splendido massaggio. Raga, questi massaggi mi hanno mandata in estasi, andrei da loro soltanto per questi. A questo punto siamo passati a fare una leggera spuntatina, diciamo che i miei capelli erano senza forma. Se non bastasse, li ho rilavati, cioè me li hanno rilavati, e alla fine abbiamo applicato una crema disciplinante che, oltre che disciplinare, definiva il riccio, e questo ha aiutato moltissimo appunto nel risultato finale. Siamo passati quindi all'asciugatura. Mi è stata applicata anche una mousse e poi infine abbiamo completato asciugando le parti che ancora erano rimaste umide. E niente raga, il mio giudizio è 10 su 10, i miei capelli sono profumati, belli, con una forma decente e mi sento sicura di me. Io solitamente mi faccio un sacco di complessi sui capelli, invece sono bellissimi adesso e le ringrazio molto, le ringrazio davvero tantissimo. Quindi niente, per il resto ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. E ciao!